Signore e signori, buongiorno. Altro esperimento oggi. Facciamo le uova gratinate di Walter. È un nostro amico friulano che mi ha dato la ricetta. Tecnicamente della Lucia. Diamo la Lucia quel che è della Lucia, perché la ricetta me l'ha scritta Walter, però le ha fatte la Lucia. Quindi lui se le sono magnate. Walter, scusa, farò qualche modifica. Sarebbe strano il contrario, no? Ormai mi conosci. Abbiamo messo 5 uova in un pentolino con dell'acqua fredda e adesso, appena comincia a bollire l'acqua, calcoliamo 8 minuti di cottura, quindi le facciamo sode. 8 minuti sono passati, quindi spegniamo il fuoco. Adesso bisogna scolarle, incrinare il guscio e metterle a mollo in acqua fredda per 10 minuti. Credo che serva per farle sgusciare meglio. Non lo so. Visto che bruciano un poco, ho notato che per incrinare i gusci conviene fare così. Così che brucia. Ti sei incrinato, te. Okay. Credo che si siano tutte un po' rotte. Scott. Ok, adesso ammollo in acqua fredda. Sono passati 10 minuti. Le uova sono qua. Tolto l'acqua, adesso le sgusciamo e poi dobbiamo tagliarle a metà. Le bucce le mettiamo qui sopra, così dopo è più semplice. E mi siedo anche. Le dobbiamo tagliare a metà e prelevare i tuorli. Ups, si è rotto già un pezzo qui. Giusto, abbiamo un problema. Vabbè. Forse dovevo andarci più delicata prima quando le ho buttate per te, cioè su, vabbè. Per incrinare i gusci, intendo. Poi da patati. Sto filmando. Ah, sì? Sì. Sta andando? Sì. No. Sì. Che bugiarda. Guardaci. No, non sta andando. Guardaci. Non sai che lo taglio, dai. So che se non vuoi comparire. Poi ti ci metto lo stesso, non per fare gestaccio. Cosa? Non riesco a prendere il dolcino. No, aspetta che te fai danni, spè. Ma tu magna. Uno. Tu magna. Cosa fai? Le uova di Walter. Sì, no, ma quando? Per domani a mezzogiorno, ti ho detto. Ha detto che bisogna che sono più buone il giorno dopo, fredde di frigo. Mm-hmm. Quindi le faccio. Stasera cosa mangio? Stasera io non ho tanta fame, quindi mi farei tipo dell'insalata. Ma io non sono un erbivoro, vegetale. Possiamo fare le zucchine al forno? No, non mi va. Se vuoi fare della pasta, cioè non possiamo fare anche della pasta. Sei scemo. Se lo sai che probabilmente la lascerò tutta questa roba, vero? Tanto non mi si vede. Vabbè, sei comunque una presenza. Beh, ma perché si rompono qui? Vengono tutte brutte. Perché non butterate. Sono abbastanza sode. Le ha lasciate 8 minuti, come diceva. Come 8 minuti? 8 minuti? Non può essere 8 minuti che sono così. Claudio, sono 8 minuti dal momento, tra l'altro, che bolle. Ma scusa, non vanno tenute 8 minuti, diventano cattive. Perché? Si cuoce troppo il verde, fa quel verde rame strano, no, che fa male. No. Ma te mi vuoi avvelenare? Di là Walter. Fatti gli esperimenti fatti bene, non delle cose che poi uccidono.
No, Claudio. Il rosso diventa verde se lo lasci tipo 15 minuti, 8 minuti sono pochi. Sei esagerata. C'è scritto così, allora. Vedo le arance. Sono sotto le arance. Sotto? Sì. Ma come si fa, io dico, a cucinare in queste condizioni? Ma la tiro fuori, sennò dopo è fredda. Non riesco abbastanza. Mi schiaccio un po'. Ah. C'è neanche lì dai Wurstel. Adesso me lo dici. Credo, a meno che non siano già finite. Che pazienza. Dai, ma guarda qui, ma cos'è questa brutta cosa che sta messo? Sì, vabbè, ma le cotte 8 minuti. Oddio santo. È troppo. Devono anche andare in forno dopo. Ma 3 minuti, 4 neanche. Il rosso deve essere sodo bene, deve... Tu mi avvedevi. Sì, vabbè. A parte il fatto che anche se diventa verde e rosso non succede niente. Secondo me le contrassegnate, quelle che darai a me e quelle che terrai tu. Per avvelenarli meglio. Bisogna tagliarle a metà e prelevare i rossi. Che li mettiamo qui dentro perché dobbiamo fare il bastone, non so come chiamarlo. Anzi, è pure leggermente morbido rimasto il rosso al centro qua. Vieni a vedere, sta sicuro. Guarda. Da questo lato un po' di più. Guarda. Guarda. Vedi, è ancora leggermente... Allora mi... T'ho detto, no, per farle... Ecco, c'ho le prove! Per far che il rosso diventa verde bisogna lasciarle un sacco di tempo, ma... No, ma perché se l'ho rotto un altro pezzetto? Cavolo! Le uova più fragili della storia sono queste! Dobbiamo mescolare i tuorli, due mezzi albumi, e il prezzemolo. Prendiamo subito il prezzemolo che è congelato, così dopo lo rimettiamo in freezer. Un po', non lo so, c'è anche basta. E due mezzi albumi. Quindi potrei prendere quelli messi un po' peggio, tipo questo. Metterei via questo, dai, che anche questo è quello. Dobbiamo spiccicare questa roba. Direi che è spiccicato per bene. Dunque, ci andrebbe l'aneto che non ce l'ho, quindi famo senza. Ci vanno 30 g di maionese, 30 g di panna acida che non ho, quindi la sostituiamo con 30 g di ricotta, li ho messi qui dentro perché li ho recuperati che oggi l'abbiamo usata. Per farla acida ci mettiamo un goccetto di succo di limone. Come succo di limone ci abbiamo di limoni di Sicilia le mini. Però sì, proprio un goccino di succo di limone, quindi prendiamo tipo un mezzo fiocchetto, che se ne era già rotto un po'. Ecco, così abbiamo fatto la panna acida, che poi è ricotta acida, non panna acida, comunque va bene. Sì, mettiamo qui dentro 30 g di maionese. Però ovviamente prendiamo un cucchiaino pulito perché non è che possa andare dentro il vaso con un cucchiaino sporco di uovo. Iniziamo un po' a mescolare, poi ci va la paprika, ci abbiamo solo questa, quindi andiamo, cioè ce ne vorrebbe un bel po'. Ora non volevo proprio finirla, vabbè che... Ce l'avranno anche all'Eurospin la paprika, no?
sega, via, posto. Questa tra l'altro è la paprika che veniva proprio dall'Ungheria, eh? Come forse avrete intuito, a sale io tendo sempre a stare un po' scarsina, quindi ce ne mettiamo proprio pochino. Credo di averci messo tutto, do una controllatina, è meglio. Ok, ci ho messo tutto, e ora bisogna mettere questo ripieno dentro le uova. Per fare una cosa carina probabilmente potrei usare una sac à poche, però andando con la filosofia zero sbatti facciamo così, va. Se no devo tirare fuori la sac à poche, riempire la sac à poche, poi dopo c'è la sac à poche, anche no, dai. Facciamo così. Qui però c'è 7 quintali di ripieno. Allora, facciamo un po' di colma. Dove lo metto? Ora andrebbero cosparse con fiocchetti di burro, che non li userò, emmental, che non ce l'ho, quindi uso del parmigiano, anzi del grana, e del pan grattato, che c'ho. Incredibile! Grana tra l'altro già grattugiato. Continuiamo con la filosofia zero sbatti, eh? Boh, non so se neanche se sono l'inquadratura, sono un po' bassa. Per finire ci andrebbero le acciughe messe sopra, cioè un filetto di acciuga tagliato per la lunga messo sopra a crocettina. Però il caro Walter, vabbè Walter, Walter, adesso noi ti chiamiamo Walter perché è così, ha suggerito di non metterle perché diventano un po' troppo... cioè è un po' eccessivo, insomma, come gusto. Sono molto meglio senza, quindi facciamo senza e le mettiamo in forno a 200 gradi per 10 minuti e poi vanno in frigo e mangiate domani, perché sempre su suggerimento di Walter sono più buone fredde il giorno dopo, quindi ce le facciamo domani a pranzo. E adesso niente, in forno a 200 gradi. Direi di aver fatto tutto. Vabbè, modifiche a parte. Vuoi provare ad assaggiare il ripieno? Cos'è? Uovo? Uovo spiccicato con... Ma non c'è niente di crudo. No. La ricotta è cruda. Buono? Buono, buono. Bene. Domani a mezzogiorno queste. Contento? Che bellino che sei.
10 minuti in forno a 200 gradi sono passati, adesso niente, le facciamo raffreddare, poi in frigo e domani passiamo all'assaggio. Siamo all'assaggio, cioè vabbè, se ne mancano già, insomma va bene. Buono. Bravo Walter, bravo Lucia. Cioè, credo, sì, no, aveva fatto la Lucia. Dovrei andare a controllare il messaggio, non mi ricordo più bene. Va bene? Adesso me le mangio ancora, perché sono buone. Ciao ciao!